siete impegnati in una riunione a Napoli, mi pare che sia quasi alla fine questa riunione per cui stanno arrivando. Era necessario questa sera incontrarci esattamente una settimana dal voto amministrativo che ci ha visti convinti, perché ritenevamo che le energie acquisite in questa campagna elettorale, le energie giovani, le energie meno giovani, che si sono avvicinate a questa coalizione che nasce in maniera nuova, e noi dove non ce lo nascondiamo, perché nel 2008 abbiamo vinto le elezioni, è la prima volta in questa città che accadeva, dopo 20 anni di predominio del centro-sinistra, io dico del predominio di Tommaso Caselli, il quale si è nascosto per tutta la campagna elettorale, è uscito fuori sui giornali solo dopo aver acquisito il risultato. Questa la dice lunga. Dicevo che nel 2008 abbiamo vinto le elezioni e le abbiamo vinte male, perché le abbiamo vinte con un consiglio comunale che non aveva la maggioranza per approvare gli atti del consiglio comunale, per cui avevamo due persone che devo ringraziare ancora, Giovanni Del Prete e Mauro Ferrara, i quali subito diedero l'appoggio a questa amministrazione che nasceva minoritaria, e vinse Stefano Ferrara, il quale non ha mai capito che aveva vinto con una coalizione in una democrazia. Lui in tutti i 3 anni che è stata la gestione della cosa pubblica ha messo solo tutti quanti in difficoltà, tutta la maggioranza. In primis io che facevo il Presidente del Consiglio, perché dovete sapere, questa è la serata che bisogna fare chiarezza, io l'ho fatto già in Consiglio Comunale il 3 febbraio, prima ancora che si scegliesse il Consiglio Comunale, io avevo il disagio di essere responsabile di tutto quello che si faceva in questa città non sapendo nulla. Oggi la verità è uscita fuori perché io non ho condiviso la candidatura di Stefano Ferrara e ce ne siamo usciti da quello che lui riteneva un cartello già composto. Era necessario fare questa chiarezza, perché adesso faccio alcune considerazioni insieme a voi. Se fosse stato Stefano Ferrara alla guida di questa coalizione, il centro-sinistra avrebbe vinto al primo turno, vedete perché, ve lo spiego subito. Perché l'UDC l'aveva sfiduciato il 9 febbraio di quest'anno e non avrebbe mai aderito al cartello lo Stefano Ferrara e sindaco. Quindi andando via Stefano Ferrara, l'UDC, andavano via Nuovo PSI e Forza Sud, per cui diventavamo veramente la fanalino di coda in questa città. Perché dovete sapere che questa città ha registrato al primo turno una maggioranza assoluta del centro-destra, cioè questa città oggi governa una minoranza, cioè il 32%. Che cosa è successo? È successo che il trend negativo che ha espresso Milano e Napoli si è riversato anche e soprattutto sulle città grandi. Casoli ha una tradizione, per chi come me fa politica da tanti anni, di avere un trend sempre nazionale. Quindi nel secondo turno noi abbiamo subito quello che è stato, perché 4.500 voti sono passati rispetto a una squadra qual è stata la nostra, che ha stravinto come presenza anche fuori esercizi. Se voi vi ricordate, il centro-sinistra era convinto di aver perso, tant'è che chi è stato fuori esercizi elettorale sono spariti nell'ultima giornata di lunedì, non c'erano più. E molti di loro, in maniera confidenziale, ci hanno detto che loro sapevano di perdere. Invece non è stato così, perché c'è stata la gente che è andata a votare contro Berlusconi. Oggi noi dobbiamo fare una seria analisi al nostro interno, perché evidentemente abbiamo fatto degli errori. Non si spiega come, per esempio, a Marano le liste del centro-destra raggiungono il 57% e non vincono il ballottaggio. Non si spiega come a Melito arriviamo al 53% sulle liste, ma non vinciamo sul candidato sindaco. Allora, laddove si è voluta forzare la mano, e queste poi sono responsabilità, probabilmente il ritardo di questa sera del senatore Nespoli e dell'onorevole Cesare, e proprio perché stavano uscendo questi temi, bisogna fare attenzione e quindi rivedere quello che è stato
uno sbaglio di individuare i candidati sindaci, perché noi abbiamo in tutta Italia, in particolar modo qui a Napoli, non abbiamo avversari. Cioè il centro-sinistra non esiste. Il Partito Democratico, che canta vittoria, tranne che in qualche piccola realtà, tipo Casoria, non esiste a nessuna parte. Cioè a Napoli ha preso 4 consiglieri comunali, cioè veramente un magro bottino, e non ha mai vinto, non ha mai vinto sui candidati civili proprio, tranne che Torino, con l'ex segretario, non ha vinto da nessuna parte. Questo è il dato che viene fuori in maniera chiara. Allora è chiaro che noi dobbiamo fare autocritica. L'autocritica la iniziamo a fare insieme a tutti quanti voi, perché noi riteniamo che questa amministrazione che si sta per insediare abbia già delle difficoltà iniziali. Non lo diciamo per enfatizzare o per mortificare l'avversario, ci auspichiamo che loro abbiano la capacità di governare e noi gli dovremmo dare una mano in senso positivo, ma siccome loro sono persone che hanno la vittoria solo come fatto di punto di arrivo e non è un punto di partenza, sappiamo bene che le prossime settimane, i prossimi mesi non avranno la capacità di andare avanti, anche perché già ci sta qualche defezione di qualcuno autorevole che non è stato candidato, che oggi rifiuta di andare a fare il vice sindaco della città urbanistica. Questo la dice lunga, perché questa città si gioca la partita sui piani di recupero, su quelle che sono le aree dimesse, dove deve portare l'occupazione e quant'altro. Io ricordo che durante questa campagna elettorale siamo stati tutti quanti visitati dai famosi manifestanti senza lavoro che hanno in tutte le manifestazioni presenziali, in tutte. Oggi vedremo che risposte daranno a questi signori, visto che loro sono i paladini della legalità, visto che loro sono le persone per bene. Anche su questo avremo un confronto, perché noi vogliamo capire se si è per bene, perché l'unico che in questa città è stato arrestato, e lo voglio rimarcare, fa parte della coalizione centro-sinistra, eppure si è parlato di infiltrazioni camorristiche in mezzo ai gruppi. Massimo è stato l'espressione della persona per bene, lo è insieme a tutti quanti voi. Io voglio rivolgere un'attenzione particolare ai giovani, perché i giovani in questa campagna elettorale ci hanno seguiti attoniti senza sempre capire quello che succedeva. Noi, i giovani, hanno la grande capacità di essere coraggiosi, di starci vicino e di voler capire, ed è giusto che i giovani capiscono i motivi perché si arriva a tanto e perché loro hanno dato l'anima senza mai chiedere nulla. Questo è il dato che a noi ci deve far riflettere nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Noi adesso ci troveremo di fronte a un consiglio comunale che avrà un'opposizione, ritengo, visto che sono presenti in sala anche gli amici di UOPSI, di Forza Sud, che dovranno insieme a noi, insieme a Massimo, fare quadrato e magari, se loro accetteranno, poi questo lo verificheremo nelle prossime settimane, di promuovere un solo capogruppo dell'opposizione che è il candidato sindaco, perché io penso che questa amministrazione abbia vita corta, perché Caspo evidentemente si sta assorbendo un peso molto più grande di quello che lui pensava, perché io ritengo che chi fa politica, chi è stato nelle istituzioni, capisce il peso di dover gestire una città di 100.000 abitanti, la parte della Campania. Io ritengo, e non me ne voglio Caspo, che Caspo non abbia questo acume amministrativo, sarà un bravissimo medico, per l'amore di Dio, nessuno mette in dubbio, ma non crede che possa avere, perché il suo passato politico è quello di essere stato consigliere comunale, e io sono stato presidente del consiglio comunale, tranne che con dei principi, non mi pare che abbia mai fatto un intervento che andasse nella direzione della soluzione dei problemi. È stato consigliere provinciale, non se ne è accorto nessuno in questa città, non ha mai fatto una proposta per poter dire che cosa bisogna fare a favore della città, neanche il consiglio provinciale. Oggi si trova col peso enorme di fare il sindaco. Se tu ritieni di essere una persona per bene, noi non abbiamo dubbi a pensare che sia una persona per bene, non potrà che tra qualche mese arrendersi e buttare la spugna. Perché chi come me conosce neanche la macchina comunale sa bene che ci stanno mille problemi, poi si affrontano
maniera non clientelare oppure non si affrontano. Allora, a fronte di tutto questo, il motivo di questa sera è innanzitutto ringraziare tutti quanti voi per l'impegno che sto dando alla campagna elettorale di Massimo, ma soprattutto per dirvi che la battaglia è iniziata da lunedì scorso. Noi siamo presenti, vogliamo dire la nostra in questa città perché riteniamo di essere maggioranza, lo dimostreremo nelle prossime battaglie. Il PDL è un momento di autocritica perché è giusto che quando si perda bisogna anche fare autocritica. Noi la stiamo facendo i vertici provinciali, la faremo perché sono quelli più che hanno responsabilità, la faremo anche noi qui a Casoria, perché ci dobbiamo rimboccare le maniche e avere tanta voglia di continuare il percorso che abbiamo iniziato insieme a Massimo tutti quanti noi. Grazie per essere venuti.